Ciao Gossip News, ciao. Jung diceva l'inconscio è come un'Africa interiore, ecco come facevo, l'inconscio è come un'Africa interiore, perché esattamente come l'inconscio nessuno vuole veramente guardarla e nessuno vuole veramente farci conti, che è una cosa vera in effetti. L'Africa è un continente molto scomodo per il resto del mondo, è un continente con il quale che si guarda appunto sempre molto da lontano. Andrea lascia la comodità di casa sua e suo malgrado è costretto a intraprendere un viaggio nel profondo di quest'Africa, di questo Kenya, che lo porterà appunto in contatto poi con se stesso, in contatto poi con questo bambino.